Nikon novità 2010, facciamocelo spiegare insieme. Oggi presentiamo le novità Nikon, sia nelle novità compatte delle Coolpix, sia due reflex Nikon. Per quanto riguarda le Coolpix, questa ad esempio è la S5100, è una compatta molto facile, molto easy, costa 170 euro e ha una gamma di colori molto bella, il blu, il purple, il rosso, il pink e il classico grigio e nero. È una fotocamera con una buona definizione, 12,2 milioni di pixel. S1100 PJ, evoluzione della S1100, consente di proiettare le immagini sia su uno schermo, il muro, quello che vogliamo predisporre, sia di fungere da proiettore per proiettare filmati o file da un computer, quindi svolge una funzione di proiettore tramite computer. La S1100 PJ ha un costo di 350 euro e ha una definizione di 14,1 megapixel. Per la S80, che si accende in modo molto simpatico, ovvero come una slide, abbiamo 14,1 milioni di pixel, un costo di 350 euro ed è disponibile in rosso Ferrari e in nero. È completamente touch come modalità di utilizzo. Io vi parlerò della nuova reflex Nikon D7000, caratterizzata da un sensore CMOS da 16 milioni di pixel. Le caratteristiche principali della Nikon reflex D7000 sono ovviamente la possibilità di effettuare filmati in Full HD con la possibilità di un autofocus continuo. La sensibilità ISO è molto estesa, arrivando fino a un 6400, estendibile fino a HI2, quindi pari a 25.600 ISO. Il doppio slot SD card della D7000 permette di avere una copia di backup delle proprie immagini sempre con sé. Infatti dal menu è possibile impostare eccedenza, quindi la possibilità di andare a utilizzare la seconda card oppure una copia di backup. Ribadiamo che la caratteristica principale della D7000 è la possibilità di filmare in formato Full HD. Vediamo appunto dal menu come sia possibile impostare la qualità a 1920x1080 24 frame al secondo. Per qualsiasi informazione postateci sul blog. Ciao!